Parlamento questa frase, perché bisogna imparare da queste cose. Sì, certo. Italico è la forcata e lo sapete di tutti. Io senti, non ho detto un po'. Ci sono le domande, possiamo parlare un momento. Allora, Gero, grazie di salutare. Volevo soltanto sapere, io sono velocissimo, ci metto altri 3 minuti, però vi voglio dare una sorpresa ultima sulle carte di volo. È vero, abbiamo scritto un libro io per farmaci. Ha venduto 35.000 copie in 2 giorni, perché si presentavano ai 2.500 librai italiani dei personaggi che dicevano quante copie avete delle carte di volo per Tomasi, 15 le ricompero io perché mi piacciono molto. Così è andata, in 2 giorni. Dopodiché la sorella del defunto, capite, il colonnello Bonaventura, mi ha regalato per una cifra che vale 10 vite di 40 anni di giornalismo per poterla pagare. Intendiamoci. Sono passati 10 anni. Arlatti ha detto, alla mattina alle 11 è venuto Umberto Bonaventura in via Monte Rebuso, perché io avevo telefonato dicendo che ho trovato il brico con le carte di Moro. Questo è stato un terremoto, perché le carte di Moro loro le avevano. Cioè, accidenti, Salvati invece trovano un uovo, trovato le carte di Moro, poi non mi sembra come facciamo. È arrivato con l'avventura. Arlati ha fatto così e gliela date. Alle 5 di sera, quando il nostro giurista è tornato, ha detto gliele restituiamo, sono le fotocopie, ha fatto così. Perché erano 78 le carte restituite. Le carte trovate 10 anni dopo erano 520 e non sono tutte. Ma attenzione, sono passati 10 anni, il libro non è più uscito, ho avuto dei guai, molte notti mi sono svegliato con la rabbia sapendo di avere ragione. 7 giorni fa, questo è il settimanale Oggi di questa mattina, mi hanno dato una sentenza. Vi dico solo queste 5 parole che dice questo magistrato molto giovane, rispetto ai magistrati che hanno fatto altre cose, che hanno 65-68 anni, quindi sono di quel periodo e sono d'accordo evidentemente, questa ha 28 anni e siccome deve fare ancora la sua carriera per altri 40, non gli è interessato quello che sono state le porcherie che hanno fatto, perché tra le varie porcherie, nella querela che mi hanno fatto, 3 ex sottufficiali dei carabinieri hanno scritto che quella mattina alle 10 hanno fatto il verbale delle carte di Moro, che non c'era. Sentite che cosa dice questo giovane magistrato che mi ha finalmente assolto dopo 10 anni che il libro non è uscito. La parte che tratta il ritrovamento delle carte di Moro ha come oggetto fatti realmente accaduti. Dà conto di un episodio storicamente accertato, consistente nell'asportazione nel fascicolo dell'appartamento di via Monte Rebuso delle carte di Moro restituite soltanto in parte. Questa è la sentenza. Non sono tanto contento, ma prima di darvi la parola, e c'è Antonio Ferrari che credo sia la prima a farla, vi voglio dire qualcos'altro. No, vi voglio... Ciao. Buonasera. In questa vicenda, che riguarda anche il caso Tomasi, parleremo ancora, anche grazie a Gero Grassi, anche grazie a loro che hanno fatto questa cosa, perché la verità è l'ultima che muore. Presto avremo altre sorprese. Si fa tardi, cominciamo a fare delle domande, perché altrimenti la formazione non nasce. Ma ecco che cosa voglio dire. Anche questa in 30 parole. La Commissione Giustizia del Parlamento, della Camera e del Senato, io faccio parte della Commissione Giustizia dell'Ordine Nazionale dei Giornalisti, siamo andati là. A un certo punto hanno detto, sapete che vi diamo una mano voi che fate i giornalisti, perché le inchieste che voi fate, che siete spesso querelati, succede che ci sono 3 possibilità per essere assolti. Non avete mai solo fatto, il fatto non costituisce reato, il fatto non sussiste. Facciamo così, facciamo il fatto non ha commesso un tuo reato. Dico le altre 2? Perché vi diamo una mano. Questo è lo sgambetto ultimo alla democrazia in Italia. Perché
è l'unica chiave di formula che ti dice il fatto non costituisce reato, hai detto, hai diffamato una persona e avevi ragione, non puoi rivalerti su quella persona, mentre con gli altri due dici non l'avevo mai fatto, amico, hai chiesto 6 miliardi, adesso mi dai 6 milioni, adesso me li dai tu. Il fatto non costituisce reato non consente di rivalersi sulla persona che ti ha querelato. Sapete cosa vuol dire? Che i peggiori delinquenti, quando c'è un'inchiesta che li denuncia, quereleranno, chiederanno 5, 6, 8 milioni di euro. Quell'inchiesta finirà per 10 anni ferma finché un magistrato dirà che il fatto non costituisce reato. Avremo la coda di mascalzoni che fermeranno tutte le inchieste serie, quereleranno i giornalisti che devono cifre enorme. Questa è una follia che sta accadendo. A Ciro Grassi l'ho detta, interverrà, cercherà di farla. Ma questo è un nuovo gioco per fermare in Italia la possibilità di fare inchieste, cioè di fare giornalismo di informazione serio. Chiaro? Vittorio Capozzo, va bene, e poi qualcun altro, vediamo. Vai Antonio, però accendi perché sennò non si sente niente. Schiacci quelle, ecco, pure bravo. No, io volevo fare alcune domande, fare un'osservazione e fare alcune domande. La prima l'avevi fatta all'onorevole Grassi, che ci ha lasciato, ma è interessante che noi ce la poniamo, lui ha detto una cosa molto vera, molto giusta, e cioè che ci sono gli aspetti internazionali, come chiede Franceschini, poi dirò una cosa su Franceschini, ecco, ci sono degli aspetti internazionali che non sono stati toccati come dovevano essere. È verissimo, per esempio, che c'era un patto tra lo Stato italiano e i palestinesi, soprattutto correnti molto dure del popolo palestinese. E il patto che coinvolgeva Giovannone, di cui si è parlato prima, Giovannone, dimentichiamo, era molto vicino anche a Aldo Moro, questo va detto. E il patto era questo: noi non faremo nulla nel vostro paese, potremmo passare, ma non faremo nulla. Vedete, io non mi scandalizzo più, ne ho viste troppe, io non credo che arriveremo mai a tutte le verità. A me basterebbe arrivare a molti frammenti di verità scrostando le bugie che ci hanno appiccicato addosso a questa potenziale verità che forse non scopriremo mai. Anche dopo la guerra, in un'altra situazione, per esempio, un esponente del Mossad, l'ha raccontato in un libro, andò da De Gasperi e gli disse una cosa: onorevole, noi non faremo niente nel vostro paese, però dovete chiudere un occhio, anzi signor Primo Ministro, non onorevole, e forse anche tutte e due. E queste sono le realtà realistiche, se c'è quello che vogliamo porre. Quindi è verissimo che gruppi palestinesi avevano fatto del training a alcuni brigatisti. Questo me lo ha confermato di persona Bassam Abu Sharif, che era leader del Fronte Popolare, poi perse un occhio a causa di una busta che gli mandarono gli israeliani, il quale Bassam Abu Sharif racconta una delle cose più incredibili. Recentemente l'ha detta al nostro corrispondente da Gerusalemme. Bassam Abu Sharif è molto invecchiato, molto stanco, però ricorda benissimo questa cosa, che Craxi chiamò Arafat e gli disse: senti, bisogna dare una mano, bisogna trovare Moro, dateci una mano voi, dice Craxi a Arafat. Arafat chiama Bassam Abu Sharif, che era il responsabile dei rapporti con Roma, perché questi rapporti c'erano. Cosa succede? Bassam Abu Sharif racconta: avevamo un numero di telefono dove si rispondeva sempre, c'era sempre un funzionario che rispondeva.
guarda caso, sotto il caso Moro.